Siamo all'ultima categoria per quanto riguarda il Kumite. Diciamo che è una categoria anche molto molto bella, una finale molto bella perché ritroviamo Enes Erkan, uno degli atleti più forti degli ultimi anni della più 84 kg maschile. Per molto tempo questo atleta turco è stato uno degli imbattibili di questa categoria più 84 kg. Argento europeo 2017, argento europeo 2015, bronzo invece nel 2016, è stato campione mondiale nel 2014 ed è ancora oggi il numero 3 del ranking mondiale. Un atleta davvero fortissimo, un atleta che il nostro Simone Marino è riuscito a battere agli europei. Infatti questo argento europeo 2017 di Enes Erkan è per causa del nostro Simone Marino, che ancora under 21 ai tempi, ma convocato con la nazionale seniores, andò a disputare questo europeo sorprendendo tutti quanti noi con la sua bravura, riuscendo a disputare una finale incredibile contro questo campione turco e portandosi a casa l'oro europeo. Di fronte a Enes Erkan abbiamo Andrei Grinevich della Bielorussia, 35esimo nel ranking e nessuna medaglia significativa nei circuiti internazionali. Sulla carta dovrebbe essere scritta la vittoria di Enes Erkan, ma guardate un po' cosa succede. Anche il pubblico fischia, perché nessuno dei due sta combattendo, si stanno continuando a studiare, pure fin troppo direi. Solo che abbiamo di fronte un atleta, quello della Bielorussia, che sa di avere davanti uno dei massimi esponenti di questa categoria, quindi un vero campione. Mentre dall'altra parte Enes Erkan non conosce forse così bene questa sorpresa della Bielorussia. Così entrambi si studiano, poche tecniche, poco spettacolo, il pubblico poi così non è d'accordo. E infatti anche loro comunque rischiano con le ammonizioni. Mancano 47 secondi al termine e sono ancora 0-0. Vediamo se forse si svegliano un pochino, stanno infatti iniziando a combattere, ma per ora tutte tecniche molto sporche che non vanno a punto e a segno. Viene dato questo Yakozuki da parte di Enes Erkan, devo dire un pochino forse regalato, perché insomma era un pugno molto lento, però effettivamente è andato a segno, 1-0 quindi per l'atleta turco. Una video review richiesta da parte dell'atleta della Bielorussia per un Chudan, forse sì, per un Mavashi Chudan alla pancia, ma non viene dato perché dalla video review sembrava ci fossero appunto le braccia dell'atleta turco e quindi l'impatto del calcio non era poi così pulito. Finisce il tempo regolamentare. Enes Erkan sembra essersi fatto male nell'ultimo scontro con il giovane atleta della Bielorussia. Una finale non entusiasmante, possiamo dirlo. 1-0 per Enes Erkan, un pochino regalato forse su quel Yakozuki, è andato sì a segno, ma
davvero lento. C'è da dire che già nell'entrata Enes Erkan zoppicava un pochino, probabilmente si era già fatto male durante le eliminatorie, ma ha deciso comunque di disputare questa finale e sicuramente ora ha infiammato un po' il tutto, forse per quello che è il ginocchio è il problema, forse per quello che comunque anche la prestazione sua non è stata delle migliori. Poi dall'altra parte, come ho detto prima, avevamo un giovane atleta sicuramente al di sotto delle capacità forse di Enes Erkan, che quindi subiva un po', aveva timore e subiva un po' la